Salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, la volta scorsa abbiamo visto come Einstein riesce così a risolvere un po' il problema della non invarianza delle equazioni di Maxwell nell'ambito della relatività galileiana. Ho introdotto degli strumenti di matematica molto avanzati, come chiaramente il tensore del campo elettromagnetico, il quadrivettore della velocità, e non ho fatto vedere, ma posso farlo vedere adesso, che praticamente se noi applichiamo, facciamo tutta una serie di passaggi matematici, che ovviamente non starò qui a farvi vedere, noi otteniamo dalla componente magnetica dell'esperimento mentale che abbiamo visto l'altra volta riportato nell'articolo storico del 1905 sull'elettrodinamica dei corpi in movimento. Ebbene, Einstein diceva praticamente che attraverso delle trasformazioni particolari, che poi vedremo sono le trasformazioni di Lorentz, e soprattutto attraverso questo famoso fattore gamma, fattore lorenziano, noi dalla semplice componente BZ, cioè dalla componente della magnetica che usciva praticamente fuori dalla lavagna, come abbiamo visto l'altra volta nell'esperimento mentale del filo conduttore del campo magnetico proposto da Einstein, e di cui abbiamo parlato, ebbene, si poteva praticamente ottenere una componente elettrica l'asse orientata verso l'asse delle Y, che è quella praticamente dove si muove praticamente l'elettrone nel nostro conduttore, nel nostro filo conduttore, attraverso appunto non le trasformate di Galileo, ma delle trasformate nuove di Zecca, che sono appunto le trasformate di Lorentz, che sono state praticamente introdotte appunto dal fisico, credo, olandese nel 1904. O giù di lì, quindi praticamente un anno prima che Einstein spedisse pubblicasse questo suo straordinario lavoro. Quindi vedete che attraverso questa tutto sommato semplice trasformazione, no? Qui dobbiamo sostituire questo inverso di radice quadrata qui sotto, no? Qui al posto del fattore gamma, e praticamente noi in questo modo otteniamo questa trasformazione di Lorentz, ci permette praticamente di passare da una componente di campo magnetico a una componente di campo elettrico. Beh, questa è una parte straordinaria, fondamentale del lavoro di Einstein, che spesso viene un po' omesso dai libri, viene normalmente quando si parla della relatività di Einstein, speciale, poi vabbè quella generale, eccetera, si parla sempre dello spazio e del tempo e della unificazione dello spazio e del tempo, più la famosa formula iconica E uguale mc al quadrato. Ma in realtà la prima grande impresa compiuta da Einstein, anche se non è tutta farina del suo sacco, adesso vedremo perché, deriva proprio dalla prima grande unificazione delle componenti elettriche, del campo elettrico e del campo magnetico, che adesso vengono messe insieme nel famoso campo elettromagnetico. Quindi noi adesso avremo a che fare con il campo elettromagnetico. Quindi, cosa fa Einstein? In ambito appunto quindi operando una sorta di riduzionismo straordinario nell'ambito di questo campo della fisica. Dice: non dobbiamo più trattare le forze elettriche, i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici come due cose diverse, ma molto probabilmente sono due facce della stessa medaglia. Vedete? Si può passare praticamente attraverso opportune trasformazioni, queste trasformazioni di Lorentz, di questo fisico olandese che insieme
Poincaré, stavano studiando proprio queste cose per cercare proprio di sistemare un po' la fisica dell'elettromagnetismo. E però l'intuizione geniale che ha Einstein è di dire: queste sono le trasformazioni giuste, non quelle di Galileo. Quelle di Galileo invece erano state così, erano utili, diciamo, per banalmente descrivere corpi, sistemi inerziali, però diciamo in movimento uno rispetto all'altro. Qui avevamo magari un sistema di riferimento in quiete e uno in movimento. Chiaramente questa, se diciamo prendiamo soltanto la traslazione di un corpo, quindi soltanto il movimento attraverso lungo l'asse X, banalmente, no, i due sistemi di riferimento, quello in movimento e quello inerziale, quello in quiete, per passare da un sistema di riferimento all'altro, dal sistema di riferimento in movimento a quello in quiete e viceversa, dobbiamo praticamente operare queste opportune trasformazioni, che in questo caso riguardano soltanto l'asse delle X, perché è un semplice movimento di traslazione, quindi non ci serve operare sulle altre componenti spaziali e tantomeno su quella temporale. E quindi praticamente, vedete, basta semplicemente, se vogliamo passare dallo spazio di un sistema di riferimento in quiete a quelli in movimento e viceversa, dobbiamo praticamente togliere o mettere la componente del sistema di riferimento, quello che si sta muovendo, ovviamente. Quindi erano le trasformazioni di Galileo, andavano bene per corpi ordinari, per la meccanica che si muove in un ambito a noi familiare, come quello appunto di macchine, le corse che facciamo nei prati, eccetera. Quindi vanno benissimo le trasformazioni di Galileo anche per cose più veloci, di quelle che ho appena citato, ma insomma sempre in un ambito di velocità comunque contenute. Quando invece noi ci avviciniamo, cominciamo ad avvicinarci alla velocità della luce, che è una velocità, come abbiamo detto, limite, allora le cose cambiano drasticamente. Non vanno più bene le trasformazioni di Galileo, ma dobbiamo praticamente abbandonarle e passare alle trasformazioni di Lorentz. Questo è stato un cambiamento epocale. E quindi lo si vede subito e in maniera straordinaria proprio studiando l'elettromagnetismo. Tant'è vero che, lo ripeto ancora, Einstein, il suo primo articolo riguarda proprio l'elettrodinamica dei corpi in movimento. Allora, quando iniziamo a studiare la teoria della relatività, siamo subito proiettati, anche a volte appunto leggendo pure persino libri divulgativi, siamo subito proiettati al discorso sullo spazio, il tempo, poi va bene, ci sono appunto queste trasformazioni di Lorentz che ci vengono subito presentate, ma sono di Lorentz, non sono di Einstein. E quindi, cosa profonda da capire è che la relatività ristretta poggia proprio su alcuni concetti fondamentali dell'elettromagnetismo. Cioè all'inizio si cerca praticamente qualcosa per far rientrare le leggi di Maxwell, la forza di Lorentz che abbiamo visto, eccetera, nell'ambito della relatività galileiana. Per fare questo però, per far sì, come dice il primo postulato della relatività di Einstein, cioè tutte le leggi fisiche valgono in tutti i sistemi di riferimento, quindi non soltanto le leggi della meccanica, ma anche le leggi dell'elettromagnetismo, che non apparentemente non rientravano, cioè quando si facevano praticamente dei calcoli, come abbiamo fatto anche noi l'altra volta, nell'ambito dell'elettromagnetismo, e si utilizzava praticamente le trasformazioni di Galileo, uscivano fuori dei numeri strani, delle componenti strane, aggiuntive, che non rientravano in quello poi che si vedeva, perché effettivamente se voi ripetete gli esperimenti di elettromagnetismo nella famosa stiva di Galileo, effettivamente vi accorgete che
anche con l'elettromagnetismo noi non ci accorgiamo, non possiamo praticamente accorgerci se siamo noi in movimento o diciamo qualche altro punto, se siamo inquieti o se siamo in movimento. Quindi in realtà la relatività galileiana, anche nell'ambito dell'elettromagnetismo, viene rispettata. Quindi, ma per essere diciamo invariante anche nell'ambito della relatività galileiana, noi dobbiamo usare le trasformazioni di Lorentz, perché se continuiamo a ragionare nell'ambito delle trasformazioni di Galileo, ci sono delle incongruenze. Quindi l'utilizzo delle trasformazioni di Galileo portano a dei risultati sbagliati. Allora, che cosa vuol dire? Che effettivamente dobbiamo tirar fuori dei sistemi privilegiati per le leggi dell'elettromagnetismo rispetto a quelle della meccanica? Einstein dice no, assolutamente. Le leggi dell'elettromagnetismo e della meccanica noi le possiamo far rientrare in un ambito più ampio della relatività galileiana, che da adesso in poi chiameremo relatività speciale o ristretta. Però, attenzione, dobbiamo abbandonare le trasformazioni di Galileo e dobbiamo invece prendere in considerazione le trasformazioni di Lorentz, che fortunatamente Einstein se le ritrova praticamente già così descritte grazie al fisico olandese Lorentz e anche poi ai lavori di Poincaré, che stavano proprio lavorando in questi ambiti qua. E perché quindi? Però la grande intuizione che ha Einstein è quella di dire che con queste trasformazioni noi, diciamo, otteniamo dei risultati straordinari. Il primo risultato straordinario è quello di constatare alla fine di rimettere tutto a posto, cioè di rimettere praticamente nell'ambito della relatività galileiana, quindi della fisica, diciamo, classica, anche l'elettromagnetismo, che sembrava invece dover esistere in un ambito di un sistema di riferimento non inerziale ma privilegiato. Quindi avremmo dovuto praticamente andare a cercare riformulare la fisica in maniera completamente diversa. Invece le trasformazioni di Lorentz andavano bene, ma che cosa hanno di così speciale quindi queste? Quindi ecco, la relatività speciale, diciamo, va introdotta insieme all'elettromagnetismo, e questo ci permette subito di capire una cosa fondamentale, che i fenomeni elettromagnetici hanno a che fare con la relatività ristretta perché si avvicinano a velocità che sono paragonabili a quelle della luce. Qui è il punto centrale, perché le trasformazioni di Galileo e le velocità che noi, diciamo, con le quali applichiamo nella meccanica classica, sono normalmente delle velocità molto basse, molto molto più basse di quelle della velocità della luce. Quindi in quest'ambito le trasformazioni di Galileo vanno benissimo. Quando invece abbiamo a che fare con oggetti carichi, non carichi, campi, non campi, eccetera, ma che rientrano in un ambito di una dinamica molto più complessa, che diciamo arriva ad avvicinarsi alle velocità che sono quelle della luce, allora lì dobbiamo prendere in seria considerazione la relatività ristretta, che diciamo ci dice che il mondo funziona diversamente e che bisogna quindi tenere in considerazione questa volta le trasformazioni di Lorentz e abbandonare completamente quelle più semplici delle trasformazioni di Galileo, che andavano invece bene per la meccanica classica, meccanica delle basse velocità, alte velocità. Quindi è come se ci fosse una separazione tra un mondo più lento, no? E un mondo invece estremamente veloce, che si avvicina alla famosa velocità della luce, no? Dove praticamente le cose cambiano. Bisogna rivedere un po' i concetti di velocità e quindi dello spazio e del tempo. Però ecco, è importante che
si parta dall'elettrodinamica e dall'elettromagnetismo per la relatività speciale, cosa che spesso invece non si fa, perché è proprio, poi le leggi di Maxwell, cioè si studiano a scuola, quindi non è una fisica particolarmente complessa, per cui dice, si studia solo all'università, quindi è proprio il passaggio naturale l'elettromagnetismo e la relatività ristretta. Invece spesso si omette un po' questo discorso che abbiamo fatto, eccetera, e si introduce subito il discorso legato allo spazio, al tempo, poi le trasformazioni di Lorentz, eccetera, eccetera. Invece è importante proprio capire che i primi fenomeni che vengono inquadrati nell'ambito della relatività ristretta sono i fenomeni elettromagnetici, soprattutto quello che si stabilisce in maniera definitiva, e lo fa in maniera egregia proprio Einstein, è che campo elettrico e campo magnetico vanno riuniti nel cosiddetto campo elettromagnetico, e campo elettrico e campo magnetico quindi saranno due facce della stessa medaglia. Quindi questo è il primo grande risultato che ottiene Einstein, e che precede quello più famoso, che riguarda appunto lo spazio e il tempo, che poi con Einstein diventeranno lo spazio-tempo. Quindi ecco, ci tenevo appunto a precisare questo aspetto fondamentale. Adesso vediamo che cosa hanno di così straordinario queste famose trasformazioni di Lorentz. Vedete, qui possiamo cancellare questa parte qui che riguardava un po' il video scorso. Vedete, allora, guardiamo un attimino queste trasformazioni di Galilei, queste, mettiamole a confronto. Qui, come ho detto, le componenti spaziali, come sappiamo, sono tre, x, y, z, e poi c'è la componente temporale. Viviamo, diciamo, in un universo tridimensionale, ma quadrimensionale, perché ci dobbiamo mettere dentro anche il tempo, e quindi parleremo adesso di eventi nello spazio e nel tempo, quindi. E vedete che praticamente, se noi facciamo appunto, come dicevo prima, un discorso legato a, normalmente si fa sempre l'esempio del treno in movimento e della stazione, quindi uno che rimane, quindi sono due sistemi di riferimento diversi, quello della stazione che è in quiete, fermo, stazionario, l'altro invece c'è una dinamica, perché chiaramente il treno si sta muovendo. La relatività ristretta riguarda velocità costanti, vedete? In tutto questo discorso noi stiamo sempre parlando di velocità, non stiamo mai parlando di accelerazione. Quindi velocità. Per velocità intendiamo qualcosa che non cambia nel tempo, cioè una velocità la intendiamo come qualcosa costante. E quindi abbiamo visto, senza che c'è tra l'altro uno strano ente che è appunto le onde elettromagnetiche, la luce, che tra l'altro, vedete, va a una velocità costante, quindi non accelera mai. Quindi la luce praticamente rientra proprio nell'ambito di questi discorsi che stiamo facendo. Mentre invece per le accelerazioni dovremo aspettare ancora, quando parleremo poi invece della relatività generale, eccetera. Quindi noi qui stiamo parlando di velocità, di moti relativi, ma non accelerati. Quindi noi parliamo praticamente quindi di due sistemi di riferimento, come dicevo, uno fisso, che è quello possiamo definire stazionario, in quiete, della stazione, l'altro invece supponiamo che ci sia una persona che stia su un treno e che quindi stia viaggiando a velocità costante, quindi non ci sono accelerazioni, decelerazioni, eccetera. Il treno praticamente viaggia tranquillamente, eccetera. Questa situazione è analoga alla famosa stiva di Galileo Galilei, dove anche lui diceva che, appunto, parlava di moti relativi, e diceva se non ci sono
sobbalzi, mareggiate, eccetera, eccetera, la nave, possiamo immaginarla come, con una velocità costante, e allora all'interno, pur se ci sono tutta una serie di moti accelerati, perché dentro ci sono pesci, mosche, eccetera, che vanno, vengono, girano, eccetera, quindi ci sono tutto, c'è tutta una dinamica e quindi anche dei corpi che si muovono in maniera accelerata, però se la nave sta andando a una velocità costante e non ci sono appunto possibilità di capire che ci stiamo muovendo, noi all'interno della stiva saremo completamente ignari di tutto quello che succede fuori, nel senso non sapremo mai se stiamo se ci stiamo muovendo o se siamo fermi, guardando gli oggetti intorno a noi, quindi i corpi accelerati intorno a noi. L'importante è che non acceleri o deceleri la nave dove noi stiamo, allora sentiremmo degli effetti particolari e capiremmo solo in quel caso che ci stiamo muovendo, ma finché la nave si muove di modo rettilineo uniforme sul mare, quindi senza nessun sobbalzo, noi non sapremo mai se stiamo fermi o ci stiamo muovendo. E dentro la stiva di Galileo avvengono tutta una serie di fenomeni, di dinamici, di qualsiasi natura essi siano, compresi, questa è la cosa interessante, compresi anche i fenomeni elettromagnetici, che apparentemente invece dalle formule dell'elettromagnetismo all'inizio sembrava che non fossero idonei, che ci saremmo potuti accorgere attraverso dei fenomeni di natura appunto elettromagnetica se fossimo stati fermi o se ci fossimo mossi. Cioè attraverso le leggi dell'elettromagnetismo, se non avessimo capito, no, che seguivano le trasformazioni di Lorentz, noi avremmo pensato che quel sistema, questo discorso di relatività che faceva Galileo per i fenomeni elettromagnetici non valeva. Quindi era come se questi fenomeni elettromagnetici fossero completamente diversi dalla meccanica, no, interna, cioè mosche, pesci, no, perché lui fa una descrizione della stiva con oggetti che si muovono, eccetera, eccetera. Ecco, tutti questi oggetti in movimento, da tutti questi oggetti in movimento noi non possiamo ricavare nessuna informazione sul discorso relativo al movimento della nave, cioè se stiamo in quiete o ci stiamo muovendo di modo rettilineo uniforme. Attraverso le leggi dell'elettromagnetismo invece, noi avremmo, secondo la matematica, diciamo secondo quelle leggi lì, avremmo invece potuto scoprire, facendo degli esperimenti opportuni, se ci stavamo muovendo oppure no. Ma siccome quelle leggi là ancora non lo sapevano, le stavano studiando proprio Lorentz, Poincaré, poi è arrivato anche appunto Einstein, che ha dato, diciamo, la sua versione definitiva. Attraverso invece queste leggi, invece, anche i fenomeni elettromagnetici, anche con i fenomeni elettromagnetici, non riusciremo a capire se stiamo fermi o se ci stiamo muovendo. Quindi anche le leggi di Maxwell, le leggi dell'elettrodinamica, diventano invarianti sotto trasformazione di Lorentz. Quindi se noi facciamo, ci muoviamo nell'ambito delle trasformazioni di Lorentz, anche le leggi dell'elettromagnetismo diventano come le leggi della meccanica. Quindi possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo nella stiva di Galileo o sopra un treno, che si viaggia ovviamente sempre a velocità assolutamente costante, e non ci accorgeremmo mai, facendo questi esperimenti, se stiamo fermi o se ci stiamo muovendo. La stessa cosa anche se noi facessimo esperimenti con i raggi di luce, che pure si comportano in maniera diversa da tutti gli altri oggetti che stanno all'interno. Poi lo vedremo meglio questo. Quindi che cos'hanno di così speciale queste famose trasformazioni di Lorentz, che riescono praticamente a uniformare tutte queste leggi fisiche, no? E quindi evitano di dover
cercare per ognuno sistemi nuovi, inerziali, privilegiati, eccetera, eccetera, appunto, beh, hanno praticamente due, vedete, hanno praticamente, se andiamo ad analizzare, un, diciamo, questo bisogna praticamente cambiare un po' il nostro modo di vedere il mondo, tenendo in considerazione il fatto che quando noi ci avviciniamo, vedete, c'è questo C, qui non c'è la velocità della luce. Ai tempi di Galileo non si sapeva neanche quant'era, ma lo stesso Galileo Galilei cerca di fare delle misure per capire appunto che la luce a quanto andasse, eccetera. Quindi la luce è stata sempre un elemento che ha suscitato grande interesse nelle menti di questi grandi scienziati, ma al tempo di Galileo chiaramente Galileo non sapeva che la luce era un elemento così anomalo. Quindi nella stiva di Galileo noi abbiamo a che fare appunto con oggetti meccanici, con una meccanica classica, con una dinamica assolutamente appunto legata al mondo, al nostro mondo, che non è quello delle relazioni elettromagnetiche. Quelle sono lì entriamo in un mondo un pochino diverso, un mondo appunto che riguarda la relatività di Einstein, che è un po' diversa. Ovvero cambiano le cose quando noi ci avviciniamo proprio a questa famosa velocità della luce, questa velocità estrema, insuperabile, che è stata trovata proprio grazie alle famose equazioni di Maxwell e quello poi che, come vi ho fatto vedere, come è stata derivata la famosa velocità della luce. Quindi questo è l'elemento centrale delle trasformazioni di Lorentz. Che ovviamente qua non esistono, qui esiste un discorso legato a queste componenti che noi andiamo a cercare, quindi sottraiamo la componente del moto relativo al treno, oppure sommiamo se stiamo in piedi, insomma facciamo queste banali operazioni per passare da un sistema di riferimento all'altro, uno in piedi e uno che si muove a velocità di moto rettilineo uniforme. Anche qui ci stiamo muovendo nella stessa maniera, cioè anche qui le trasformazioni di Lorentz non riguardano moti accelerati, quindi stiamo sempre lavorando nell'ambito dei moti rettilineo uniformi di questi sistemi inerziali dove non ci sono forze aggiuntive che modificano, eccetera. Quindi stiamo sempre lavorando in un ambito tutto sommato abbastanza semplice. Ma vedete, questo fattore di Lorentz che contiene questa velocità della luce al quadrato, vedete, questo C al quadrato, cambia le carte in tavola in maniera sostanziale. Perché? Perché tutti, come dicevo, i fenomeni che si avvicinano alla velocità della luce devono essere praticamente inquadrati in questo nuovo ambito di trasformazione. Quindi la componente traslatoria lungo l'asse X di corpi che viaggiano ad una certa velocità, alta però questa volta, non bassa come nell'ambito della meccanica classica di Galileo, dei pesciolini che si muovono nel vaso, delle mosche che volano, insomma, che quindi vanno chiaramente a velocità estremamente basse. Quando invece io comincio a considerare i fenomeni dove questa velocità comincia a essere molto più elevata rispetto a qua, qui sono velocità irrisorie, ma quando io mi avvicino a velocità estremamente alte, vicine a quelle della luce, in prossimità, cambia completamente due elementi, no? Fondamentali. Vabbè, Y e Z sono ancora una volta le famose componenti, diciamo, le altre due componenti spaziali. No, a noi non le consideriamo, non perché, ovviamente, lo dico, diciamo, a chi le vede per la prima volta, non è che queste componenti rimangono invariate perché l'ha stabilito qualcuno. Semplicemente noi stiamo facendo un caso particolare, un moto traslatorio, ma un moto che si muove soltanto lungo la direzione dell'asse X. Noi stiamo
immaginiamoci un treno che sta percorrendo praticamente le rotaie e va in questo modo, no? Una macchina, un treno, quello che sia. Vedete che l'asse Y e l'asse Z non sono coinvolti, quindi rimangono sia per quanto riguarda trasformazioni di Galileo, trasformazioni di Lorentz che siano, rimangono invariate. Quindi noi stiamo parlando soltanto di movimenti traslatori lungo l'asse X, velocità costanti come quelle della luce, paragonabili a quelle della luce, perché non possiamo raggiungere velocità pari a quelle della luce, poi lo vedremo meglio questo concetto, ma ci possiamo avvicinare però. Tutti quei fenomeni fisici che contengono corpi in movimento, come dice Einstein, no? La famosa dinamica dei corpi in movimento, l'elettrodinamica dei corpi in movimento, che si avvicinano anche, diciamo, in maniera consistente alla velocità della luce, dobbiamo praticamente inserirli nell'ambito delle trasformazioni Lorentz. E che cosa avviene quando facciamo questa operazione così, diciamo, delicata, così sostanziale? Che questi due elementi, no, cambiano sensibilmente, e uno riguarda praticamente la componente spaziale. Uno riguarda, noi abbiamo scritto qui X, ma qui stiamo parlando, quando parliamo di X, Y e Z, stiamo parlando delle tre componenti spaziali, dello spazio stiamo parlando. Quindi una di queste componenti spaziali, vedete, cambia, qui X meno VT è come questo, vedete questa parte qui è uguale a questa, ma c'è questo gamma, questo fattore gamma che ho riportato qua, dove qui sotto c'è questa, vedete, questa radice quadrata, 1 meno V quadro su C quadro, ed è qui che cambiano le cose. È qui che si modifica il fattore spazio. Ma vedete che la cosa ancora più clamorosa è che mentre nelle trasformazioni di Galileo tempo era e tempo rimane, T1 era e T1 rimane, no? Quindi nelle trasformazioni di Galileo non ci dobbiamo preoccupare quando passiamo da un sistema di riferimento ad un altro, uno fermo in piede, uno in movimento, non ci dobbiamo preoccupare della componente temporale, a meno che non stiamo facendo, non dobbiamo fare dei calcoli che la riguardano. Invece in questo caso, vedete, la componente, per passare dalla componente temporale di un sistema di riferimento, diciamo, in quiete, a uno invece che sta in moto, diciamo, relativo e con velocità avanzate, diciamo così, bisogna considerare che non solo lo spazio si modifica, ma anche il tempo, anche il fattore tempo. Quindi le trasformazioni di Lorentz per corpi, corpuscoli, quello che sia, corpi carichi, qualsiasi oggetto, diciamo, del nostro universo che viaggiano e a velocità simili a quelle della luce, noi dobbiamo, lo spazio e il tempo si modificano. Dice Einstein, si modificano in che modo? Beh, il sistema, quello che sta in quiete, il sistema di riferimento, quindi la persona che sta per esempio alla stazione e che vede passare un treno in movimento, supponiamo che questo treno vada velocissimo, a velocità prossima a quelle della luce, quindi supponiamo che abbiamo a che fare con un treno supersonico, noi praticamente all'interno di questo treno vedremo delle cose completamente nuove, completamente diverse da come le immaginavamo nell'ambito della fisica galileiana e newtoniana. Ovvero noi da osservatori stazionari, quindi che siamo nella stazione, quindi fermi in quiete, se queste velocità sono così elevate, avvengono due fenomeni veramente molto molto strani,
ovvero osserviamo una sorta di contrazione delle lunghezze lungo l'asse X, perché gli altri due assi non li prendiamo in esame, perché noi stiamo lavorando su un moto traslatorio, lo ripeto ancora una volta, lungo l'asse X. Quindi è quello, è lì che noi vediamo praticamente il nostro, come dire, il nostro treno, come dire, come se si accorciasse, no? Come se si accorciasse, vedete? Come se ci fosse qualcosa, no? Una contrazione, no? Si chiama proprio contrazione delle lunghezze, o anche contrazione di Lorentz, perché è stato il primo che aveva osservato questo fenomeno, anche se non ne aveva capito, un po' come Poincaré, eccetera, non aveva capito praticamente, come dire, l'aspetto, come dire, profondo che c'era dietro. Quindi per lui era semplicemente queste trasformazioni di Lorentz erano appunto delle cose opportune per aggiustare le cose, ma non erano andati oltre, mentre invece Einstein dice, attenzione, queste trasformazioni di Lorentz ci inducono a rivedere il mondo in maniera diversa, quindi a pensare allo spazio e al tempo come due concetti che diventano relativi. Relativi a che cosa? Relativi al sistema di riferimento dal quale noi stiamo osservando il fenomeno. Quindi se io osservo il fenomeno dalla stazione, quindi sono fermo, il mio sistema di riferimento è un sistema di riferimento non in movimento, quindi fermo, e osservo un treno che sta passando senza accelerazione, con una velocità costante, quindi senza nessuna accelerazione, ma molto veloce, quindi che si avvicina alla velocità della luce, io vedo due fenomeni, vedo, che sono completamente avulsi, no? Da quella che era la meccanica galileiana, dalla relatività galileiana classica. Una contrazione delle lunghezze e, udite, una dilatazione dei tempi. Ovvero, praticamente, vedo che lo scorrere del tempo, no? All'interno, praticamente, per me che vedo questo treno che sta passando, per me che sono praticamente nella stazione, vedo proprio il tempo, le lancette dell'orologio scorrere più lentamente. Quindi per me un corpo che si sta muovendo a una velocità molto elevata, vicino a quella della luce, osserverò contrazioni delle lunghezze e anche un rallentamento dell'orologio interno, dell'orologio e del treno, diciamo così. Quindi è come se il tempo qua, per me che osservo dall'esterno, scorresse più lentamente. Quindi contrazione delle lunghezze nell'ambito dell'asse X, perché sto considerando solo l'asse X, potrei fare lo stesso ragionamento se facciamo muovere il nostro oggetto lungo l'asse Y, allora dovremmo tenere in considerazione l'asse Y, ma sarebbe la stessa identica cosa, queste trasformazioni si metterebbero qua e si farebbe lo stesso ragionamento, idem per l'asse Z. Ma l'altro elemento che cambia, vedete, è che qui non possiamo disegnare perché è la quarta dimensione, quella diciamo temporale, poi vedremo come verrà inserita meglio dallo stesso Einstein, però vedete che anche questa cambia, per cui io devo considerare all'interno del treno come se il tempo scorresse più lentamente. Quindi c'è una dilatazione dei tempi, come viene detto, o io preferisco chiamarlo proprio anche qui una contrazione dello spazio e del tempo, no? Perché un po' si parla più di dilatazione del tempo che contrazione, però l'immagine è quella che entrambi, come dire, rimpiccioliscono, no? Utilizzando un termine poco scientifico. Quindi si accorcia il treno, il vagone del treno, per me che sto osservando dalla stazione, e anche l'orologio del treno, scorre più lentamente, quindi questi sono i due fenomeni fisici nuovi, no? che derivano praticamente da queste trasformazioni di Lorentz. Ora, se noi
applichiamo, come dicevo prima, le trasformazioni di Lorentz alle leggi dell'ottica, dell'elettrodinamica, della meccanica, eccetera, eccetera, perché poi le trasformazioni di Lorentz noi le possiamo applicare anche alla meccanica, anche a quei corpi che si stanno muovendo poco. Perché? Perché praticamente questo fattore di Lorentz sparisce nel momento in cui la velocità torna ad essere una velocità bassa. Perché sparisce? Perché vedete che se questo V, la velocità del corpo che noi stiamo considerando, dell'oggetto che stiamo considerando, è molto piccola, allora praticamente un numero estremamente piccolo su C al quadrato è anch'esso estremamente piccolo, per cui qui è come se rimanesse praticamente radice di 1 meno un numero estremamente piccolo, possiamo considerarlo quasi 0. Allora questo fattore gamma diventa 1 fratto radice di 1, ma la radice di 1 è 1, quindi praticamente è come se il fattore gamma diventasse pari a 1. E quindi se io qui metto 1, vedete, metto 1, se gamma diventa 1, quindi diventa trascurabile questo fattore di Lorentz, questo fattore gamma, ritorno praticamente alle trasformazioni di Galileo, x meno vt, come questo. Stessa cosa anche per quanto riguarda il tempo. Quindi se io applico le trasformazioni di Lorentz a corpi molto, molto lenti, che vanno a velocità molto basse, molto inferiori a quelle della luce, io praticamente riottengo le trasformazioni di Galileo. Quindi il fattore gamma entra in gioco, come vi ho detto, soltanto quando ci avviciniamo a velocità prossime a quelle della luce. E i fenomeni, tipo quelli elettromagnetici, rientrano proprio in queste velocità così alte. Anche se, e questo ve l'avevo già detto in un video precedente, tutto sommato, per esempio, l'elettrone che viaggia, che ruota intorno al nucleo di un atomo, è sì un oggetto relativistico, ma non è che proprio si avvicini poi così tanto alla velocità della luce. Se non ricordo male, mi pare che va a un centesimo la sua velocità intorno al nucleo, quindi è calcolabile intorno a un centesimo quella della luce, quindi è molto più bassa. Però se noi volessimo calcolare, però è sempre un oggetto relativistico, no? Io vi feci vedere che se noi vogliamo calcolare la struttura iperfine di un atomo, possiamo allora anche andare a calcolarci la componente relativistica, dell'elettrone che gira intorno al nucleo, se proprio vogliamo essere scrupolosi. Ma la meccanica quantistica di Schrödinger, l'equazione di Schrödinger non riguardava per esempio la relatività, questa caratteristica dell'elettrone, che era anche da considerare in ambito relativistico, ma funzionava uguale perché era una sorta di approssimazione. E nella struttura iperfine che noi andiamo a vedere anche il contributo relativistico dell'elettrone al suo movimento. Però lo possiamo fare. Però ripeto, l'elettrone nel nucleo, che gira intorno al nucleo, appunto non raggiunge velocità così elevate. E meno male, perché altrimenti poi se si avvicinasse troppo ci sarebbero altre situazioni che poi ve le vedremo, che non sarebbero compatibili con quello che noi siamo nel nostro universo, con quello che noi vediamo nel nostro universo. Tuttavia, nell'ambito per esempio delle correnti elettriche in un filo conduttore, invece, è vero che anche qui, no, nel movimento, nello spostamento di queste correnti elettriche, anche qui gli elettroni che si muovono lungo un filo conduttore, nell'ambito di un filo conduttore, come abbiamo visto per esempio nell'esperimento di Einstein nel video precedente, non è che raggiungano velocità prossime a quelle della luce. Però attenzione, sono miliardi di miliardi di miliardi gli elettroni che si muovono lungo un filo conduttore. E proprio perché sono una quantità spropositata,
ognuno dà un piccolo contributo relativistico e quindi sommando tutti i contributi relativistici noi otteniamo praticamente dei fenomeni, possiamo praticamente spiegare i fenomeni elettromagnetici proprio utilizzando le trasformazioni di Lorentz e considerando che quindi queste trasformazioni di Lorentz giustificano, poi ve lo faccio vedere nel prossimo video, giustificano proprio queste caratteristiche, no? Giustificano proprio il fatto, scusate, che l'elettromagnetismo rientri a pieno titolo proprio nell'ambito della relatività ristretta e che ci dimostrino poi alla fine che forze elettriche e forze magnetiche sono praticamente equivalenti, e lo vedremo poi in seguito. Bene, quindi ecco, per concludere, che cosa succede? Che Einstein capisce che la strada giusta da percorrere è questa, quindi utilizzare, diciamo, queste trasformazioni di Lorentz, come vedete poi non è che sono particolarmente complicate, no? Non ci sono qui tensori, integrali, derivate delle derivate, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è anche una matematica tutto sommato molto semplice, no? Però attenzione, perché dietro alle cose semplici si nascondono a volte dei concetti molto profondi, come in questo caso, perché vedete, noi siamo andati addirittura a toccare l'ontologia, quindi entità ontologiche come lo spazio e il tempo, no? Quindi che erano rimaste lì per secoli, perché ricordiamoci sempre che per Newton e per Galileo spazio e tempo intanto sono due cose da tenere completamente separate, ma oltretutto lo spazio è uno spazio assoluto, non può relativizzarsi nell'ambito della fisica newtoniana, non c'è un tempo relativo, c'è un tempo assoluto, poi diciamo in alcuni ambiti anche Newton aveva concezioni del tempo più larghe, ma fondamentalmente lui riteneva che alla base di tutto però ci fosse un tempo assoluto, che invece, vedete, viene relativizzato adesso, dipende dall'osservatore, se l'osservatore è inquiete vede un determinato tempo, misura un determinato tempo, se invece è in movimento ne misura un altro. Quindi ci sono delle enormi paradigmi che vengono un po', diciamo, che vengono cambiati, quindi ci sono dei concetti nuovi e che tra l'altro vanno a toccare proprio questi due elementi che avevamo sempre considerato intoccabili, lo spazio e il tempo, due cose che dovevano essere, diciamo, come dire, qualcosa di precostituito, e invece vediamo che sono relative e possono, e come vedremo poi in seguito, possiamo dire diverse cose sullo spazio e sul tempo, quindi possiamo vedere come modificano la visione del nostro universo, del mondo, dei fenomeni fisici che avvengono in uno spazio e un tempo che non è più assoluto ma relativo. Bene. Per non appesantire troppo questo video, diciamo, con altri concetti che poi preferisco sviluppare in seguito, mi fermo qui e ci vediamo al prossimo. Grazie.